sta sviluppando l'Istituto Italiano di Tecnologia? Che novità ci sono in vista? Ma noi abbiamo un piano strategico che è stato approvato da poco e che durerà sino al 2023, in cui ci sono quattro grandi domini. Uno è quello tradizionale nostro della robotica intelligente, l'intelligenza artificiale, degli umanoidi e delle applicazioni della robotica per l'essere umano. C'è un secondo dominio di ricerca molto grosso che riguarda le nanotecnologie per i materiali sostenibili. Una terza area molto grande è lo sviluppo di tecnologie che sono ad applicarsi alle terapie, alle cure. E il quarto livello, la quarta piattaforma, è di scienze computazionali, quindi modelli numerici da big data, bioinformatica, modelli quantistici per la simulazione di eventi molto complessi, di processi molto complessi o per la previsione, per modelli predittivi. Cos'è esattamente il programma Humanoid Technologies? Ma l'idea è quella di sviluppare delle piattaforme che sono degli umanoidi il più possibile simili a noi come performance, innanzitutto fisiche e poi cognitive, non tanto con la sindrome del creatore, sviluppando queste tecnologie e poi di avere dei sottoprodotti che possono essere delle protesi, dei sensori di pelle, dei sensori di vista, oppure delle macchine che possono intervenire in caso di disastri, o delle tecnologie che poi diventano chirurgiche. E invece iCube che cos'è? iCube è stato il primo umanoide su cui si è concentrato l'istituto, adesso è in assoluto il più diffuso nel mondo, ce ne sono una quarantina, quasi tutti i laboratori di ricerca di robotica, molti studiano sulla piattaforma iCube ed è un po' il nostro bambino. Adesso fra qualche mese c'è la generazione 3.0 che è cresciuta, sarà 1,35 m e sta proprio crescendo come un bambino. C'è già il papà di 1,75 m in giro per il laboratorio, c'è quello piccolino di 1,20 m, è una famiglia che cresce. Ma parlando di lavoro, l'automazione metterà a rischio l'occupazione? Quando si automatizza si perdono molti lavori di routine, questo è successo per secoli, solo che in passato succedeva su scale dei tempi lunghe che in qualche modo interessavano molte generazioni, quindi ci si riusciva in qualche modo ad adattare. Adesso succede in tempi così rapidi che effettivamente uno in 5 anni rischia di trovarsi tecnologicamente un dinosauro ed è difficile riconvertire un lavoratore che casomai ha perso il suo lavoro perché non lo puoi trasformare in un programmatore di coding dopo che faceva il magazziniere. Quindi il punto è, da un lato, essere coscienti che i lavori di routine sono attaccati e che nascono nuovi lavori, ma questi nuovi lavori nascono più lentamente di come si estinguono quelli ad alta routine. E qui c'è un problema di come investire sul lavoratore, sul cittadino, di un patto sociale che consenta la riconversione delle persone in tempi rapidi. L'Istituto Italiano di Tecnologia è un'eccellenza internazionale, come mai proprio a Genova? Non lo so, la legge ha stabilito Genova e noi siamo andati a Genova. Ormai abbiamo 12 sedi in Italia, quindi è una rete molto grande a livello nazionale e quindi direi che l'idea locale sia abbastanza, nella natura delle cose, si è evoluta. E la cosa molto bella è che abbiamo gente da 60 nazioni, quindi diciamo è sicuramente forse la struttura più internazionale che c'è in questo paese. In questo momento di difficoltà proprio di Genova può aiutare un'eccellenza del genere in questa città? Genova ha avuto una disgrazia profondissima, una ferita profondissima che ha toccato la vita di centinaia di famiglie in una maniera devastante. E in questo momento chiunque può fare qualcosa di utile, di buono a Genova ha due motivi per farlo. Primo, perché è nostro dovere, secondo perché lo dobbiamo fare per la città. E in questo l'IT fa la sua parte, noi dobbiamo continuare a essere bravi, a cercare di fare il nostro meglio. Ma guardi, posso dire che Genova ha reagito a questa disgrazia con una forza, una compattezza e anche una dignità che io non immaginavo. Lei è l'ideatore anche di Human Technopole, che sarà il nuovo... anzi, ce lo spieghi lei, di cosa si tratta? Human Technopole è un altro istituto tipo l'IT, però con una vocazione scientifica diversa, deve fare, diciamo, genomica e molto in relazione con le cliniche, per un programma di medicina di previsione personalizzata, con una grande infrastruttura, pensato e strutturato esattamente come l'IT, però noi abbiamo fatto il master plan e la macchina va per conto suo, mantenendo il DNA, diciamo, dell'IT, che è un DNA, diciamo, molto attrattivo dal punto di vista internazionale. Quindi il mio auspicio, tanto che abbia grandissimo successo e secondariamente che possa presto attirare ricercatori internazionali come ha fatto l'IT e crescere diventando a Milano l'equivalente di quello che è l'IT a Genova.
Esatto, quindi questo MIND, così l'hanno chiamato adesso, Milano Innovation District. Beh, quello è una cosa più grande, no? Comprende anche lo Human Technopole, mi sembra una grandissima iniziativa. Milano è chiaramente una città molto, molto forte a livello nazionale, internazionale, attrattiva, quindi ha sicuramente più prerogative di Genova da questo punto di vista, ma è anche corretto perché se ci pensiamo il tipo di scienza, il tipo di tecnologia che sviluppa lo Human Technopole è proprio nelle corde di Milano, no? Con le grandi cliniche, i grandi ospedali, le grandi università. L'Istituto Italiano di Tecnologia è più solo hardware e è quello più nelle corde di Genova, pensiamo all'industria genovese. Entrambe queste due realtà dovrebbero attrarre maggiori investimenti, anche attrarre cervelli dall'estero oppure trattenere i nostri cervelli in fuga. Come mai in Italia è così difficile la ricerca? Allora, io posso dire il caso dell'IT per il Technopole Presto. Noi abbiamo 28 vincitori di RC, che è un record assoluto, metà dei quali vengono dall'estero. Abbiamo negli ultimi mesi lanciato due company, una ha fatto 10 milioni di investimento al primo giro, la seconda è arrivata a 20, quindi si può fare. Bisogna avere delle regole internazionali, comportarsi col mondo internazionale. Spesso vedo anche molta polemica nei confronti dell'IT e lo stesso Technopole, fatta proprio da coloro i quali invece difendono un modello di gestione della ricerca che è quello per cui il tuo studente deve diventare il tuo assistente che puoi prendere il tuo posto quando va in pensione. Questo è sbagliato. Il nostro paese sarà forte quando il flusso di giovani uscenti uguaglierà il flusso di giovani entranti.